Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha risposto alla richiesta di un'informativa sui presunti fondi russi alla Lega. Matteo Salvini aveva detto che avrebbe risposto ad eventuali domande su questo argomento nel question time, ma non ha mai detto che faceva un'informativa, andava a presentare un'informativa, anche perché l'informativa non esiste, nel senso che Matteo Salvini dice: ma io di che cosa devo parlare? Devo parlare di cene. Quindi non c'è un argomento consistente per cui informare, per il quale informare il Parlamento, che chiede a tutta voce, a gran voce, che Salvini chiarisca. Nonostante Giuseppe Conte gli abbia detto: è il caso che vai, e Di Maio gli ha detto: dovresti andare, però lui dice: no, non ci vado perché non ho niente da dire. Quindi nessuna informativa e il PD insorge. In conferenza dei capogruppo di Montecitorio, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha riferito di non aver avuto alcuna risposta da Matteo Salvini alla richiesta di PD, LeU più Europa di un'informativa sui presunti fondi russi alla Lega. Così il PD decide di sospendere le attività parlamentari e occupa la Commissione Affari Costituzionali. E lo annuncia il capogruppo della Camera del PD, Graziano Del Rio. Interviene anche Zingaretti dicendo: è nelle prerogative di un ministro sottrarsi alla volontà del Parlamento. Non è nelle prerogative di un ministro sottrarsi alla volontà del Parlamento, che chiede di ascoltarlo. Questo è il capo del Partito Democratico. È un fatto di una gravità inaudita. Il ministro Salvini non si è degnato di rispondere e questo umilia il Parlamento. Se la Camera si fa trattare così, non ha senso farla funzionare, quindi attueremo misure di occupazione della Commissione Affari Costituzionali, ha affermato il capogruppo Dem. Il presidente della Camera, Roberto Fico, si è riservato di scrivere una lettera al governo per reiterare la richiesta dal ministro Salvini di dare la disponibilità per riferire in aula sui presunti fondi russi al partito. E così occupano la commissione. Si alzano in piedi e sventolano cartelli, più che altro delle fotografie scannerizzate, fotocopiate. A questo punto poi il grillino Giuseppe Brescia, che è presidente della Commissione Affari Costituzionali, ha chiesto ai parlamentari Dem di allontanarsi per sospendere la seduta. E se voi guardate nell'immagine di copertina, vedrete che sventolano queste fotografie dove si vede Savoini a un tavolo che parla nella sua associazione Russia-Lombardia, una foto di Salvini con Savoini ed amico, un'altra foto con sempre Salvini con Savoini, però sinceramente queste foto che vogliono dire? Nel senso, nessuno ha mai nascosto che Savoini e Salvini si conoscono dai tempi dell'università. Dai tempi dell'università. Si conoscono da oltre 25 anni. Hanno decine e decine di fotografie insieme, anche sulla pagina Facebook di questo Savoini è pieno, zeppo, di fotografie con Salvini. Lui un po' si pavoneggiava di questa conoscenza importante, però la vanità è un po' di tutti. Quindi le fotografie che mostrano fieri quelli del Partito Democratico, li potete vedere nella fotografia di copertina, con tutte e due le mani elevate, una che mostra l'avvocato Marenda, tutte fotografie abbastanza simili, sono quelle 6, 7, 10 fotografie che circolano in internet, se voi cercate Salvini, Savoini, vengono fuori tutte queste fotografie, che non c'è nulla in queste fotografie da mostrare. Come non c'è nulla per il momento, i magistrati non hanno trovato nessun fondo, nel senso non hanno trovato soldi in arrivo, soldi che siano stati depositati sul conto della Lega non ci sono, sui conti personali non ci sono, uno scambio di petrolio con il margine del 4% che sarebbe andata alla Lega non c'è, Salvini non è andato a questa cena. Quindi lo sventolare queste fotografie di Savoini e Salvini, con tutto il rispetto, mi sembra qualcosa di abbastanza infantile, anche quando
C'è un'inchiesta della magistratura, ma lascia la magistratura che è vostra amica, diciamo così, diciamo una gran parte della magistratura, una parte della magistratura è schierata politicamente con la sinistra. L'altra parte è neutrale, con la destra, il centrodestra non c'è quasi nessuno, quasi, qualcuno ci sarà. Quindi c'è un'inchiesta della magistratura, ha già sentito questo Savoini, ha un audio, se non ha emesso nessun ordine d'arresto, nessun ordine di custodia cautelare, non ha inviato la polizia a casa di notte ad arrestare qualcuno, si vede che c'è più fumo che arrosto. Quindi, ma un giorno, quando, chissà, si scoprirà che questo giornale BuzzFeed, già negli Stati Uniti tacciato di essere un giornale di bufale, di sole, e più che di sole, di costruire ad arte le notizie per discreditare politici, e questo fatto perché? Per avere i click, click uguale pubblicità uguale guadagni. Quindi negli Stati Uniti viene considerato veramente un giornale di patacche, come dicono in Toscana. Quindi non può un Parlamento prendere come la Bibbia quello che dice un giornale additato come di notizie false e sventolare cartelli di Savoini all'Assemblea Russia-Lombardia. Mi sembra un atteggiamento ma così infantile, così grottesco. Ma ci facciamo ridere ma è proprio per questo motivo che non hanno rispetto dell'Italia in Europa e nel mondo. Perché è uno, questa fotografia che ho davanti agli occhi, perché ce l'ho qui davanti sul computer, e vedo questi uomini e donne fieri, con queste mani tese, braccia tese, con queste fotografie che non hanno nessun senso, ma che cosa stanno dimostrando? Io capisco, immagino l'odio che hanno molti di sinistra verso Salvini, quest'odio viscerale, probabilmente, ma alcuni non ci dormiranno neanche la notte, credo. E quando hanno visto questa mezza notizia, hanno detto: ma questa è l'occasione che sognavo da anni, questa è qualcosa di irripetibile, dai che ci siamo, il cattivo cadrà, il dittatore del 2018-19 cadrà finalmente. Sparirà dalla scena politica, si dileguerà perché ha preso soldi, ha preso finanziamenti illeciti. Allo stato dei fatti, purtroppo per voi, signori di sinistra o di centro-sinistra, non c'è niente. Ma io vi consiglierei, per non fare una brutta figura in futuro, in un futuro prossimo, aspettate ad aggredire Salvini, aspettate il responso della magistratura. Se la magistratura dice: Matteo Salvini sapeva che si stavano incontrando per trattare una tangente per il partito o per fatti personali suoi o di qualche potentato della Lega, se i magistrati avranno le prove che poi lui non è andato per non essere implicato, ma che sapeva perfettamente che si parlava di una grossa tangente con l'ENI, allora avrete tutto, tutto, tutto il diritto di chiedere immediatamente di chiarire in aula, ma non immediatamente, in un battibaleno, di chiarire in aula e di chiedere le dimissioni, di gridare ai comizi, come diceva Renzi ieri, alto tradimento. Ma caro Renzi, vai a vedere cosa significa alto tradimento. Già dicevamo della Trenta che parlava che mettere le navi davanti ai porti è un atto di guerra, senza sapere che la guerra si fa solo tra stati. Quindi, prima di parlare di atti di guerra, di alto tradimento, ma cercate di aspettare, io capisco che siete impazienti di vedere Salvini fuori dal Parlamento, ma abbiate la pazienza di aspettare la magistratura, che sicuramente non è schierata con il centrodestra, è abbastanza imparziale, diciamo. Quindi aspettate e vedrete quello che succede. Comunque vi ringrazio per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video,
Arrivederci, buona giornata a tutti.